Siamo al Cenè, ristorante, pizzeria e locale della movida foggiana. E tutte ste belle, non sapevo dire. E il Cenè festeggia 5 anni, un primato, una bella situazione e anche un momento di bilancio. Beh sì, festeggiamo perché è il caso di festeggiare, 5 anni sono importanti, dovuti anche a tutto quello, all'impegno che abbiamo messo per arrivare a questi 5 anni, e direi che è proprio il caso di festeggiare. Festeggeremo sempre ovviamente un po' con il nostro stile, quindi con più che altro una serie di particolari eventi durante la serata, quali magari anche delle, non anticipiamo troppo, insomma, le nostre solite gag, diciamo così. E niente, poi alla fine torniamo un po' più seri e cerchiamo di impegnarci per arrivare a magari altri 5 anni e festeggiare poi insieme. 5 anni, un 2 più 3 in particolare. Senti, il mio sogno è sempre stato fare il calciatore. Quindi tu intervisti i calciatori, ti posso rispondere tipo calciatore? Sì, anche a monosillabe. 2 più 3, sì, il nostro obiettivo è fare sempre bene, ci stiamo provando, la squadra è collaudata e insomma cercheremo di far sempre meglio per soddisfare la piazza, perché la piazza è una piazza esigente. Appunto, come è cambiata la clientela in questi 5 anni? Non è cambiata tanto, più che altro è aumentata, perché noi siamo partiti da un piccolo localino in Piazza del Lago, era Piazza del Lago, e ci ritroviamo qua in Piazza De Carolis, un locale più grande, una piazza più grande che l'estate tutti quanti conoscono, quindi insomma è aumentata la clientela, non è solo cambiata. 5 anni, si spengono le candeline, come? Come? Sempre con lo solito stile Cenè, ci sarà un buffet, ci sarà da bere, ci sarà musica, ci saranno gag, ci sarà Lorenzo Zecchino stasera a farci compagnia, Danilo Rossetti sabato sera a farci compagnia, sopra la musica di Danilo Rossetti ci allieterà tutta la serata.